questo nuovo video, come state? Signori, eccoci qua. Ieri mi è venuta l'ispirazione, guardando un po' YouTube, guardando un po' sul web, di portarvi il secondo episodio riguardo alle differenze prima e dopo la patch 4.4 dell'altro ieri su Fortnite. E dunque, ci siamo. Come sempre ragazzuoli, pollicioni in su per un prossimo video che sarà sicuramente sulla schermata di caricamento che vi ho fatto vedere svelata riguardo a questo spaccatutto che sta creando il suo ologramma, che sta combinando qualcosa sull'ologramma, forse per far partire quel razzo che si trova lì vicino a spiagge snob. Parleremo raga di questo, ne discuteremo se volete qua sotto, mi raccomando supporto. Partiamo con la primissima novità ragazze, come sempre vi ricordo che nella scheda cliccabile qui in alto a fine video poi potete trovare il video precedente dove abbiamo svelato lo spacca tutto. Ragazzi, andiamo a guardare questo primo cambiamento, questa prima differenza. Cominciamo con la lista di oggi, saranno 5-6 massimo, quindi durerà anche poco il video. Ragazzi, eccoci qua. Il primo cambiamento è proprio il bus nella lobby. Infatti avete visto che qua davanti ha raggiunto questo mattone e questa valigia qui, questi utensili per poter appunto andare a riparare questo autobus. E infatti tra poco partiremo nel game e troveremo anche la differenza riguardo al dirigibile che fa sostanzialmente volare questo bus. Il motivo non si sa, potrebbe essere sempre per celebrare le tre che in questo momento dovrebbe essere terminato proprio qualche ora fa. Avete visto che hanno fatto una figata, c'è uno stadio enorme e addirittura nell'ingresso hanno fatto proprio l'autobus. Non lo so, però già che c'è anche in game e che c'è un riparo in corso, questo ci indica che effettivamente questo bus avrà una modifica nelle prossime settimane. Guardiamo un attimo il cambiamento live in game. Eccoci qua ragazzi, come state guardando già si vede da lontano. Poi c'è questo mini dirigibile con un'elica davvero davvero carino che va insomma a darci ancora una maggiore certezza riguardo al cambiamento che ha avuto insomma questo bus. E questo raga è il primo cambiamento. Passiamo direttamente al secondo, va? Partiamo guardando il replay perché ovviamente ho preparato tutto al meglio. Cambiamento numero 2, signori. Ci troviamo qui a studio di condotti confusi. Allora raga, sapete che questo razzo qui ancora è un mistero, quello a spiagge snob. Ma come state guardando qui sul ponte raga, continuano ancora ad avanzare queste auto qui, sembrano auto del governo, con ancora questi camion con le pietre caricate. Le pietre raga che abbiamo visto a magazzino Mufito, e tra poco ci arriveremo a quest'ultima zona. Continuano ancora ad avanzare, ma la cosa più curiosa raga, che aprendo la mappa, come state guardando qui, abbiamo la zona che sta andando dritto, stanno puntando questi camion verso destra di spiagge snob, dove ci sta praticamente, come ben sapete, il razzo, o meglio il bunker segreto dei nemici dei cattivi, così sembra. Come ho visto anche nella schermata di caricamento svelata, abbiamo spaccatutto che sta tramando qualcosa sempre lì dove c'è il razzo. Ecco perché vi parlo di cattivo, la zona cattiva, il bunker dei cattivi. Questo ragazzi è l'avanzamento, lo potete vedere benissimo anche voi su questo ponticello, e sicuramente non è una cosa da ignorare, perché tra 1-2 settimane sicuramente queste auto qui le ritroveremo sempre più in avanti. Ma procediamo alla terza differenza. Ci spostiamo adesso signori a magazzino Mufito. Ormai avete visto già che ho fatto il video riguardo a questa capsula ormai aperta, e sappiamo benissimo con certezza che è stato spaccatutto, che all'interno c'era spaccatutto. E che cosa ha combinato questo cattivo qui? Ah raga, una volta che è uscito, una cosa che non vi ho fatto vedere nello scorso video, guardate qui, questa porta è stata praticamente distrutta dallo spaccatutto. Quindi quello che sostanzialmente ha fatto è uscire dalla capsula, ok, cattivo, arrabbiatissimo, ha distrutto questa porta qui ragazzi, porta tra virgolette, ma non solo, qui c'è un'auto ribaltata e sinceramente non so se sia stato proprio spaccatutto, mi sembra strano. Qui c'è intanto l'elicottero anche qui sfasciato a terra, e ancora qui troviamo un'altra transenna praticamente sparita. Quindi questa è la traiettoria che ha fatto lo spaccatutto. Quindi di nuovo questo ci indica che sta andando tipo da quella parte. E se guardiamo un attimino la mappa, vediamo se intanto mi sposto così, ok, c'è l'iconcina, sta andando raga verso proprio di nuovo da questa parte verso spiagge snob, verso ancora la zona con il bunker dei cattivi. Ma procediamo ancora una volta. Al laboratorio della latrina ragazzuoli, qui ci stanno due cessi. Due cessi e anche da quest'altra parte. Perché? Perché in realtà Fortnite ha fatto apposta questa cosa. Se andiamo a dare qualche calcio, adesso ho dei problemi con il replay, se buttate il pallone in mezzo lì praticamente vi segna il gol. E questo non può che significare che nella settimana che viene avremo davvero la missione di fare gol in più campi possibili. Ecco qua, guardate un po',
Tanto sentite anche il rumore del gol, quindi vi sto dicendo cose reali. Qui ci sono io che sto andando a prendere la palla, guardate. Qui ancora una volta ho spinto verso il muro. E fa gol. Ragazzi, laboratorio della latrina. Questa volta siamo leggermente a nord, verso destra di spiagge snob. Ragazzi, allora, anche qui siamo sempre vicini, come potete guardare da qua. Aspettate che mi giro per bene. Siamo sempre dove c'è il bunker dei cattivi, ok? Guardate qua, raga. Abbiamo ancora una volta i camion carichi di questa pietra qui, ok? Sempre la pietra da magazzino che sta adesso entrando nella città. Abbiamo anche le famose rocce salterelline, che se non sbaglio le teorie ormai sul web, ma soprattutto anche la mia di teoria, dicono che serviranno per alimentare il razzo, perché ragazzi siamo proprio qui davanti. Potrebbe essere che questi camion qua andranno a parcheggiare proprio qui dentro, ok? Forse andranno a riposare e poi succederà il delirio con il razzo. Ma siamo sempre qua, ragazzi, perché abbiamo un'altra ulteriore differenza, e questa è una delle mie preferite. Raga, vi confermo che quello che state guardando qui davanti a me ha un qualcosa di diverso rispetto al periodo precedente. Sto parlando di queste tende, ecco, chiamiamole tende, queste tende viola, ragazzi. Sappiate che settimana scorsa, prima della patch 4.4, era tutto aperto, le tende erano aperte, ve lo assicuro, ragazzi. Se avete qualche replay potete andare a vedere anche voi, ok? Adesso sono chiuse, si stanno forse nascondendo per tramare, raga, qualcosa di speciale. E tra l'altro, se entriamo proprio qua dentro dove c'è il razzo, come ben sapete, abbiamo queste rocce qua, ragazzi. Abbiamo di nuovo le rocce che stanno sempre lì nei camion fuori, che anche ancora a magazzino. E tra l'altro, sempre per quanto riguarda magazzino, avete visto che gli alberi sono aumentati, quindi tra un po', raga, sarà piena di vegetazione. Ragazzi, questa è un'altra differenza, secondo me, davvero, davvero interessante. Ecco qua, tutto quanto coperto, nascosto. Passiamo alla prossima differenza. Ci troviamo, ragazzi, a pinnacoli pendenti. Anche qui abbiamo del super interessante. Guardate un po' qua, mettiamo il drone libero come sempre, togliamo l'occhiolino. Guardate cosa abbiamo qui. Torniamo ancora un po' indietro. Ragazzi, guardate un po'. Abbiamo, signori, una gru proprio qui in mezzo a pinnacoli pendenti, con una palla demolitrice. Con una palla che va a demolire tutto quanto. Raga, che cosa può significare questo? Che ci sarà qualche edificio ristrutturato? Che distruggeranno quindi tutte queste costruzioni qua fuori? Ci saranno nuove case? O magari che pinnacoli pendenti verrà davvero distrutta in qualche modo? Ragazzi, ditemi la vostra qua sotto nei commenti. Fatto sta che questa gru si può anche distruggere. Non è la differenza magari di altri oggetti che ho visto strani su Fortnite, che non si possono rompere. Qui no, invece si può davvero distruggere. Infatti mi sono dimesso qua a distruggere la gru. Interessantissima cosa. È partito tutto con un cratere, poi il camion che prendeva le rocce salterelline, e poi adesso, raga, abbiamo la gru con la palla demolitrice. Tanta roba come cosa, davvero curioso. E ragazzi, come ultima differenza ci richiamo, signori, ad acri anarchici. Esattamente vicino ai silos. Ancora una volta, intanto ho sbagliato il replay. Ed eccoci qua, siamo ad acri anarchici, signori. Guardate, anche qui, anche qui, signori, abbiamo i camion. Eccoli qua, tutti in fila, sempre con la macchina di sicurezza davanti e anche dietro l'auto del governo, ok? Sempre con questo simbolo qua giallo che ormai abbiamo visto nelle parti più cattive della mappa. Ancora una volta, raga, queste rocce che abbiamo visto anche pochissimo fa vicino al razzo, proprio dentro lo stabilimento. E di nuovo, raga, questi camion qua che trasportano le pietre. Anche qui, ragazzi, come sempre, direzione, guardate, seguite lì la piccola telecamera che sta sulla mappa, raga, sempre verso spiagge snob. Poi leggermente sulla destra si trova sempre spiagge snob. Ragazzi, i misteri sono tanti. Ancora manca tanto per la fine della season 4, ma abbiamo sempre qualche nuovo movimento. Restate sintonizzati, raga, con me, perché dovremo scoprire tutto quanto insieme. Raga, questo è il video delle differenze. Spero vi sia piaciuto, ne farò un altro se volete prossimamente con la prossima patch. E niente, aspettiamo, ragazzi, di vedere quindi cosa succederà. E ho visto anche che è uscito per Nintendo Switch, se non sbaglio. Il trailer ufficiale l'hanno messo ieri. Non so se è ancora uscito o deve uscire, ma è stato confermato. Ragazzi, ci vediamo dunque al prossimo videozzo. Ciao!